Quando sono arrivata in questo palazzo, non sapevo nemmeno io bene cosa cercavo. Forse soltanto un po' di ispirazione o un po' di fiducia nel genere umano. Sembra che ci hanno staccato veramente la luce. Non si può vivere più di 40 ore in un posto senza luce, in un palazzo senza un genere appunto di prima necessità, in così tante persone, con i bambini, con gli anziani. Eminenza, io non ci credo a quello che sta succedendo. Lo so che lei è riservato, ma se lo fa non serve. Santa Croce, è tornata la luce. A Santa Croce, è tornata la luce. Essa cosa ci piace. A Roma ci sono migliaia di persone senza casa e la città è piena di palazzi occupati. Ma qui è in atto una sorta di esperimento sociale. Continuare a abitare qui o andare a vivere in una casa per conto vostro, che scegliereste? Qui è molto più bello. Più che altro per le amicizie, direi. Quante case abbandonate ci stanno a Roma? No. Ecco, 170 mica, te lo dico io. Potrebbe essere che c'è qualcosa che non va. Comune di Roma, quindi la collettività, sta risparmiando 2.600 euro al mese per ogni famiglia che sta qua. Quindi non solo non rubiamo soldi, ma li facciamo risparmiare.